nuova puntata oggi all'Altamura, perché in effetti c'è il buon Nunzio che praticamente, come si, voi sapete che ogni mese ci sono i Wish and Blonde e Maccherone, e lui, diciamo, in questo periodo è un po' indisposto e quindi lo sto sostituendo io, sia per quanto riguarda l'audio che sia per quanto riguarda il video. Buongiorno a tutti, buongiorno. Quindi ripeto, oggi faccio una puntata da solo, quindi con i miei mezzi, umili mezzi, purtroppo. L'audio si sente bene, tutto a posto, fammi aggiustare un altro microfono, sì, tranquillo. Quindi ci è arrivata una segnalazione sempre su WhatsApp di un cittadino di Altamura, il quale mi ha detto: Emanuele, quando hai un po' di tempo fai una passata, fai una passeggiatina dalle parti di via Carpentino, perché diciamo dalla parte finale di via Carpentino ormai da una ventina di giorni ci sono un po' di ingombranti posati così, lasciati, depositati in maniera Wish and Blonde e Maccheron sul marciapiede. E quindi io praticamente mi sto recando proprio, ecco, bravissimo, ecco, li sto inquadrando. Quindi cosa c'è? C'è un seggiolino seminuovo, diciamo, che può essere benissimo anche riutilizzato, c'è anche il seggiolino con l'acqua, quindi diciamo uno può anche abbeverarsi. E poi hanno lasciato dei pezzi di armadio, questi sono dei pezzi, saranno i montanti delle porte, gli infissi, e poi c'è anche un componibile bianco a due ante, quindi se qualcuno vuole approfittare può benissimo. Poi c'è una per le sedie a sdraio, no? Quindi sono il materassino per le sedie a sdraio. Adesso facciamo un campo lungo, ok, perfetto. Quindi e questa è via Carpentino, giusto per vedere, ecco, magari se qualcuno, appunto, qui c'è pure, vedi, carabinieri, l'indicazione, tutto a posto, e quindi questo è il risultato. Praticamente la situazione qual è? Sapete benissimo che sicuramente da 4 mesi, se non di più, c'è l'isola ecologica di Altamura che è chiusa. Noi a febbraio abbiamo parlato direttamente con l'assessore Cangelli, la quale quel giorno, mi sa che era intorno alla metà di febbraio, ci disse che era questione di ore. Disse: Emanuele, tranquillo, è una questione di ore, subito, tra 3-4 ore, noi stiamo parlando, tra 3-4 ore vedrai che l'isola ecologica, per conferire gli ingombranti, sarà già a disposizione dei cittadini. Quindi gli altamurani tra 2-3 ore possono andare a consegnare gli armadi, i frigoriferi, i vecchi televisori, tranquillamente, perché l'isola ecologica sarà aperta a questione di ore. Febbraio, marzo, aprile, maggio, mo se arriva maggio, quindi sono passati altri 3 mesi abbondanti, e l'altra settimana abbiamo fatto un'altra puntata dove l'isola ecologica per gli ingombranti è ancora chiusa. Non so se vi ricordate, abbiamo richiamato l'assessore Cangelli, e l'assessore Cangelli a quel punto ha messo un po' le mani avanti, cioè non sappiamo se è una questione di responsabilità, di scaricabarile, non lo possiamo sapere, perché la politica, questa sconosciuta, il politichese, questa lingua sconosciuta, incomprensibile per noi cittadini, ha detto: scusate Emanuele, io ho tutto quello che dovevo fare, ho fatto, purtroppo le carte ce le ha il sindaco, e quindi se il sindaco non si muove con queste carte l'isola ecologica non si può aprire. Quindi praticamente l'assessore Cangelli adesso, come dire, ha scaricato il barile alla sindaca. La sindaca sicuramente avrà visto la puntata, non lo so se poi Felice o Arturo hanno, su Canale 2 c'è, hanno fatto un approfondimento su questo discorso dell'isola ecologica, non lo so, però è il caso che magari lo facciano con la partecipazione della sindaca, per vedere la sindaca che motivazioni, che attenuanti, che giustificazioni, che scuse, che storie deve trovare, perché in effetti sono diversissimi mesi che l'isola ecologica, no, per scaricare gli ingombranti è praticamente chiusa, ed è normale che poi i cittadini, oddio, normale,
che poi i cittadini altamurani che hanno magari la casa piccola, hanno fatto un trasloco, hanno dei mobili vecchi, hanno dei frigoriferi, televisori, non sapendo dove diciamo depositarli, conferirli, è chiaro che poi li lasciano, li abbandonano per strada o sul marciapiede, come è successo in questa, in questo caso qua. Che cosa posso più aggiungere? A questo punto io pregherei a questo, in Turbini, gli operatori ecologici, cioè visto che c'è una mancanza da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'apertura di questa famigerata isola ecologica, io penso che a questo punto l'assessore all'igiene urbana oppure il capo squadra dei Turbini può tranquillamente dire alle squadre dei Turbini: ragazzi, vedete che dove trovate ingombranti per le strade di Altamura, prendete il furgoncino e prendeteli. Cioè, non è possibile che sono più di 20 giorni che sta questo mobile col carrozzino, col seggiolino, scusate, e altri pezzi di legno così per giorni e giorni, per settimane e settimane, anche perché poi tra l'altro c'è anche una situazione di pericolo, perché adesso vi faccio vedere, ecco, qui ci sono anche dei chiodi, no? Dei chiodi arrugginiti, quindi non c'è nessuna protezione, non c'è nessuna transenna, quindi un bambino piccolo, anche dei ragazzini sulla bici, potrebbero urtare, potrebbero cadere, no? Su questi chiodi, su queste Wishenblon e Maccheron. Quindi a questo punto io la puntata l'ho conclusa in questo modo. Pregherei la signora sindaca, pregherei l'assessore, la professoressa Cangelli, cortesemente, cioè io non riesco a capire come mai questa burocrazia, che poi la burocrazia è stata creata da voi politici, cioè non è nata così dal cavolo o l'ha portata la cicogna la burocrazia, sono delle normative assurde, lungaggine ferraginose che sono state create da voi, quindi io penso che questa carta di cui parlava l'assessore Cangelli, che c'è questa carta che c'è il sindaco, penso che si può sbloccare. Non credo che bisogna trovare la scusa del coronavirus, la scusa del Covid per motivi di igiene, chi se so chiacchiere, perché tra l'altro tra un po' aprirà tutto, apriranno anche le regioni, hanno aperto i bar, hanno aperto i supermercati, hanno aperto tutti e anche i mercati, non vedo perché quest'isola ecologica ad Altamura deve restare ancora chiusa. Gli altamurani pagano la TARI, la tassa per la monnezza, quindi questo è un servizio anche che a loro spetta, però sono diversissimi mesi, 4-5 mesi, che non possono usufruire di questa isola ecologica per depositare gli ingombranti. Vabbè, vedremo un attimino i prossimi sviluppi, vedremo se la trasmissione Canale 2 c'è. Seguirà, approfondirà questo problema. Una cosa è certa, che Altamura da un po' di tempo è ancora più sporca degli altri mesi. Sarà il coronavirus, non lo so, non ho nessuna idea per potervi spiegare il motivo, però una cosa è certa, che stiamo veramente messi male. Ok, saluto Nunzio, buona guarigione per Nunzio, noi ci vediamo sempre domani con un'altra puntata di Chicchi. Per oggi è tutto, amici di Chicchi, sta dove buono.